Quindi questa mattina di fatto voi avete anche messo in evidenza l'ultimo provvedimento, quello di ieri sera. Lo hanno messo loro, cioè, lo hanno messo in evidenza le controparti, appunto, utilizzandolo a sostegno dell'eccezione di intervenuta carenza di interesse nell'impugnazione a seguito della sospensione della Cassimatis. Avvocato, lei tutela ovviamente la professoressa Cassimatis. Ci può riassumere l'udienza di questa mattina, un'udienza in due parti, insomma? Sì, diciamo, detto brevemente, le parti hanno prima esposto, cioè prima la parte ricorrente ha esposto i motivi dell'impugnazione e che a sostegno della richiesta sospensione, hanno poi dopo parlato i difensori del Movimento 5 Stelle, eccependo appunto quelli che a loro modo di vedere, o secondo la loro ricostruzione, erano gli argomenti che potevano neutralizzare la richiesta di sospensione. Poi nel pomeriggio ci sono state le repliche e le controrepliche, e a questo punto siamo ecco, i tempi adesso del pronunciamento. Credo brevi, se non brevissimi, perché da quello che abbiamo capito il giudice lavorerà anche nel fine settimana appunto allo studio di questo caso. Il pronunciamento potrebbe avere più conseguenze a seconda della posizione che assumerà il giudice. Sì, anche perché appunto le domande sono due, cioè una riguarda appunto, diciamo, il provvedimento di esclusione della Cassimatis e l'altro il provvedimento di ripescaggio della lista Pirondini. Quindi in ipotesi potrebbe accogliere tutte e due, accoglierne una e non l'altra, o rigettarle tutte e due, insomma, ecco, diciamo, quindi diciamo, nell'ipotesi, diciamo, a norma di codice. In tutti i casi, avvocato, ci sono comunque i tempi perché il Movimento 5 Stelle possa comunque presentare una lista, cioè il fatto che i tempi siano così brevi consente al Movimento di poter andare avanti comunque. Esattamente, diciamo, proprio la tempistica è stata richiesta proprio per evitare di danneggiare il movimento, e riteniamo che appunto che laddove venisse accolto le istanze cautelari, il Movimento 5 Stelle avrà tutto l'agio di riorganizzare la scelta dei candidati, presentare le proprie liste e candidarsi alle elezioni amministrative di Genova. Avvocato, un'ultima domanda, la sospensione di Cassimatis che è intervenuta ieri sera, che tipo di libertà priva la Cassimatis all'interno del movimento? Sostanzialmente la priva delle prerogative, sospende le prerogative degli associati, quindi di accedere sul portale Lex, sulla piattaforma Rousseau, e al momento è questo, insomma, perché riteniamo che non precluda alla Cassimatis di gareggiare come candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, atteso, come ho detto, che il regolamento non riserva ai soli iscritti la possibilità di candidarsi sotto le insegne del Movimento 5 Stelle. Grazie.